Piazza Andromeda, Arezzo, zona Pescaiola, tanto per intenderci, con Mario. Mario è il tuttofare, che tra tutte le cose che fa mi ha telefonato alle 5 di stamattina, alle 6 di stamattina, avvertendomi di un fatto increscioso. Alle nostre spalle un'auto e un motorino totalmente distrutti dalle fiamme. Vi faccio notare che a poca distanza, quindi in linea d'aria da qui 200 metri, c'è la rotonda della Maestà di Giannino, dove è stato appiccato il fuoco anche a due camion vela. Mezz'ora dopo. Allora, come vi siete accorti? Tu, Mario, abita qui, quindi sì. Io abito qui accanto, il mio vicino non poteva nemmeno Parino uscire dal cancello, c'erano le fiamme, erano le 3.45, lui ha cominciato a urlare, ci siamo svegliati, noi si vedeva le fiamme dal piano di sopra. Quindi anche la pianta. Sì, sì, ha preso fuoco la pianta, poi ha rischiato di prendere fuoco alle macchine, lui mi ha detto: Mario, togli subito la tua macchina. Io l'ho tolta, fortunatamente ci lavoro, esce solo quella, ci lavoro anche, e la situazione è drammatica perché... Quindi un motorino, di chi era il motorino? Dello stesso? Il motorino è di lui, del mio vicino, la macchina è della compagna. Ora non so se c'è un nesso o qualcosa, ma la cosa è grave, sono venuti qui, hanno preso... c'era le foglie. Ah, le foglie accumulate. Sì, noi si mettono qui perché l'Aisa passa con la spazzatrice. Ho capito. Ha preso le foglie di qui questo signore, stanotte alle 3.40, quelle ore era, l'ha messe sotto il motorino, sicuramente dal motorino poi l'incendio. Dicono che questa persona l'hanno rintracciata, non si sa chi sia, non si sa niente. Spero che venga fuori qualcosa, che abbia qualcosa anche da prendergli, perché questo signore deve riavere i suoi soldi. Innanzitutto è un atto che è vergognoso in tutti i sensi, perché è proprio orribile. A due metri dalle porte di casa, sono di legno. Io non so. Ora, siccome Fanfani, quando è andato al CSM, ha detto che ha lasciato una città che è cresciuta. C'è presente questo siamo signore? Siamo nei guai. Quando siamo venuti qui a fare un servizio affinché il comune mettesse... Due anni fa hanno lasciato i lavori a metà, come vedete le case cadono a pezzi, hanno buttato via 250.000 euro, non hanno finito di riqualificare le periferie, signore, l'avevi annunciato, hai fatto le piste ciclabili che la gente ci muore sotto, ecco cosa hai fatto. La ferrovia è al buio, ci si è ammazzato due persone, le denunce vi si fanno, il morto ancora non ci riesce a avere il morto ancora, ma prima o poi arriva il morto, state tranquilli. Continuate così, si è chiesto due o tre testate doppie dei lampioni sia da di là che di qua per illuminare questa zona che è totalmente buia. Te da qui incendi qualcosa, svalichi quel marciapiede, sei al buio, non ti può riconoscere più nessuno. Se non era per questo vigile giurato di stanotte che lo beccava là alla zona di Maestà di Giannino, lui era... Noi non si poteva rintracciarlo, è che mi metta a fare giustiziere a rincorrere la gente. Ora, lui è da carabiniere a fare la denuncia, voleva rilasciare un'intervista perché è disoccupato. Il Municchi ha avuto i problemi che ha avuto, lui era uno dei capi reparto, una persona che ha sempre lavorato lì dentro, è rimasto a piedi. Ora, gli bruciano 10.000 euro di macchine. Queste sono le condizioni per risparmiare 2 o 3.000 euro di lampioni e due telecamere in più. Bene. Questa è la situazione. Questa è la città che Fanfani ha lasciato. Grazie. Andando al CSM. Ci auguriamo che chi verrà dopo di lui chiacchieri meno e agisca di più. Ciao Mario. Grazie Leonardo, grazie a tutti.